La seconda mediazione è invece diventare liberi proprio dalla prima mediazione. Questo è un passaggio importante, delicato. Ci sono due, potremmo dire, modalità, due livelli di farci prossimi al Cristo. Il primo livello necessario è riconoscere che noi siamo sempre nel tempo, che le nostre opere sono opere che si fanno nel tempo. Con Dogen potremmo dire nel vita e morte, nel vivere e nel morire, in questa unità. Non possiamo pretendere di balzare fuori e di incontrare Dio, l'assoluto, l'illuminazione, al di fuori da questa nostra vita con tutte le sue difficoltà. È qui che c'è la mediazione, è con questo mio corpo, potremmo dire, che io incontro l'altro, non lo posso incontrare in puro spirito, con la mia fatica a leggere perché mi si sta abbassando la vista o con la mia fatica ad ascoltare perché ho mal di pancia o non ci sento bene. È in questa mediazione che io incontro l'altro, che io incontro l'illuminazione. Ma c'è un'altra mediazione, che è il riuscire a liberarsi anche dalla mediazione precedente, cioè al vivere, potremmo dire, equanimamente, il fatto che io sono contingente, limitato, finito. Quindi la mia finitezza è lo strumento che mi permette di accedere all'illuminazione, ma non deve diventare ostacolo all'illuminazione, non devo nemmeno fare un idolo di questa mediazione. Cristo è la mediazione, è il mediatore, è Dio che si incarna, che si fa uomo e che permette, è la via che permette di incontrare Dio. È la mediazione necessaria, ma non devo nemmeno assolutizzare talmente tanto quella mediazione da impedirmi di incontrare veramente Dio. Devo passare attraverso la porta, ma non devo poi scardinare la porta dai suoi cardini e tenerla sulla schiena per accedere alla stanza su cui quella porta apre. Metafora buddista: se ho una zattera che mi permette di traghettare un fiume, una volta che il fiume è traghettato, non devo issarmi sulle spalle quella zattera per continuare a camminare. Ecco qui la mediazione prima e la mediazione seconda, che è la liberazione dalla mediazione. Perché però è una seconda mediazione e non la chiama liberazione dalla mediazione, punto? Io direi perché anche la seconda mediazione, cioè la liberazione dalla prima, riuscire a depurarsi, c'è cioè una purificazione dall'attaccamento. C'è una necessità di attaccamento, c'è cioè una necessità di individuare un punto, una porta, un passaggio, una via. Questa è la prima mediazione, poi c'è la purificazione da questa seconda. Da questa prima mediazione. Perché la purificazione non è solo purificazione, ma è un'altra mediazione? Io direi perché anche la purificazione della mediazione può diventare fonte di attaccamento. Posso diventare talmente orgoglioso da dire: allora non ho proprio bisogno di nessuna mediazione. Allora Dio me lo costruisco io. Allora l'illuminazione c'è, è ovunque, e quindi posso fare a meno di fare zazen, posso fare a meno di confrontarmi con gli altri, posso fare a meno di capire che cosa Buddha ha provato. Per questo, secondo me, anche il secondo passaggio, la seconda mediazione ha questo nome, perché dobbiamo ricordarci che anche essa è una mediazione, che anche essa non è l'obiettivo ultimo. Non è uno scoglio a cui aggrapparci, non è la soluzione di ogni problema, ma è un costante esercizio di soglia, perché in realtà noi è come se stessimo sempre valicando il fiume. Arriviamo dall'altra parte, dismettiamo la nostra zattera e però ci scopriamo che dobbiamo di nuovo attraversare il fiume, un po' come in certi rompicapo cinesi in cui, o labirinti in cui noi crediamo di essere arrivati alla fine e siamo all'inizio.
E questo continuo movimento che ci impedisce di sostare è in realtà la respirazione della vita, è shoji, è vivere e morire. Non c'è mai un momento in cui noi all'interno della vita possiamo dire adesso possiamo essere fuori, vediamo la nostra vita da fuori. Non c'è mai un momento del nostro cammino, del nostro percorso in cui possiamo dire ho capito tutto, ho tutte le risposte. Ma siamo sempre in questo esercizio di soglia, per cui abbiamo bisogno di mediazioni, di persone che ci aiutano, di testi che leggiamo, di esercizi che compiamo, e abbiamo bisogno di non attaccarci però solo a quelle cose, ma anche di distaccarci, di liberarci. Ma questa liberazione ha di nuovo poi una ricaduta in altre cose che facciamo, in altri testi che leggiamo, in altri maestri che incontriamo. E questa è di nuovo la respirazione, inspirazione, espirazione. Non è che facciamo tante inspirazioni e poi c'è un'unica espirazione e non dobbiamo più respirare. La vita è questo continuo andirivieni. Panikkar diceva che aveva dovuto accettare la difficoltà della rinuncia quando aveva appunto accettato di non essere uno studioso e di poter contribuire dopo il Concilio Vaticano II con la sua cultura, con la sua conoscenza al rinnovamento della Chiesa ed era stato mandato un po' lontano e questa era stata la sua rinuncia, potremmo dire la prima mediazione. Dopo 20 anni però viene chiamato all'Università di Santa Barbara in California e lì gli si presenta il dilemma. Devo accettare o devo rimanere nella rinuncia, cioè nella diocesi di Varanasi in India a fare un'esistenza più appartata? E lì dice: ho capito che la vera rinuncia era la rinuncia alla rinuncia, perché altrimenti mi sarei attaccato a questa idea di rinuncia e mi sarei inorgoglito in questa idea di rinuncia. Ecco, vedete che bravo, io ho accettato di non studiare, di non insegnare, di non essere famoso, ma quindi sono veramente bravo e illuminato. No, rinuncio a questa rinuncia. Accetto di tornare nel mondo, accetto di confrontarmi e anche poi potremmo dire di diventare noto, famoso, apprezzato. Ma se si diventa apprezzati in questo modo è una cosa ben diversa che se lo si diventa perché lo si vuole, come sarebbe stato 30 anni prima. Voler contribuire al rinnovamento della Chiesa, voler trasformare le cose. Invece si passa attraverso 20 o 30 anni di rinuncia e poi però bisogna anche sapere non sostare in quella rinuncia. Bisogna anche accettare che qualcosa che non siamo noi a volere, che non siamo noi a determinare, ci chiama a fare esodo dalla nostra condizione di rinuncia. Perché talvolta anche quelle che sembrano le rinunce più dure e pure sono delle scappatoie, possono essere delle fughe, possono essere dei modi per evitare di incontrare le parti più disturbanti di noi stessi. Allora ecco questo lavoro di mediazione e di seconda mediazione. Non c'è. Una volta in San Carlo a Milano, la chiesa era piena, ho fatto un discorso. Poi ricordo che una persona, una donna, gli ha chiesto: ma dice, come mai lei rimane nella chiesa cattolica? No? Rimane in chiesa cattolica. Dice: rimango nella chiesa cattolica perché mi dà la possibilità di fare tutti i passaggi che bisogna fare nella vita. Ha detto questa frase, ma non l'avevo capito, allora capisco adesso. Ci fermiamo un quarto d'ora. Allora, anche qui due parole per recuperare il filo. Eckhart ci sta mostrando che non ci sono esperienze privilegiate per incontrare Dio. Non c'è nessuna necessità di dualizzare un'esperienza superiore da un'inferiore, qualcosa di più elevato
di più nobile e qualcosa invece di comune o di ordinario che deve essere nobilitato. No, ogni cosa è possibilità, occasione, opportunità di incontro puro e genuino. Se soprattutto è irrorata, è vitalizzata ed è anche, come dire, occasionata da quell'altra grande dimensione che ricorre nei suoi testi, che lui chiama Gelassenheit, l'abbandono. Gelassen, proprio l'essere sciolto, l'abbandonarsi, che è un po' quel lasciar cadere Shinjin Datsuraku, Datsuraku di Dogen, in un certo senso è anche il Lassen, il lasciare, il far accadere, l'aprire le mani di questo Gelassenheit che cita più volte Eckhart. Un lasciare accadere le cose senza volerle asservire ai propri scopi, senza volerle inscrivere all'interno di una teleologia che appunto vede rispetto a un telos, a uno scopo dei mezzi, rispetto a un fine degli strumenti. No, non ci sono piani da fare, non ci sono progetti in cui investire la propria volontà soggettiva, ma c'è piuttosto un tentativo di lasciar favorire il dispiegarsi delle cose. Questo, in questo modo davvero si incontra nell'intimità ogni gesto e ogni accadimento. Un po', qua mi viene in mente come esempio, come accade per il bonsai. Il bonsaista non deve imporre la sua volontà, ma deve essere talmente sensibile da potare, curvare, tendere al meglio il bonsai secondo le sue possibilità e potenzialità. Quindi è un lavoro di ascolto più che non di imposizione. È un lavoro di estrazione della potenzialità insita nel legno, nella foglia, nella terra, più che non riversare sul bonsai la propria forma, quella che si ha in mente. Un po' quello che dovrebbe essere anche il lavoro di un insegnante o di un genitore nei confronti dei figli, non imporre la propria forma, anche magari quando c'è la migliore intenzione, ma riuscire a capire qual è il modo migliore perché la forma in potenza nasca e si generi e appunto si scocchi la freccia. È solo in questo modo appunto che la persona è distaccata, che riesce a distaccarsi anche dalle mediazioni pur necessarie, quindi vive nella mediazione senza attaccarsi alla mediazione. E in questo modo si incontra diciamo, la temporalità più propria dello spirito, si incontra in questo caso Gesù, il Cristo, e potremmo dirlo sia in figura di contemplazione sia in figura di azione, anche se qui Eckhart mostra il lato in controtendenza rispetto alla tradizione che assegna un primato a Maria, qui in controtendenza dice no, Marta che è veramente nel tempo dello spirito perché riesce a vivere la contemplazione nell'azione. Facendo lei è accanto a Cristo, mentre Maria è sì accanto a Cristo, ma ancora legata ad una dimensione di pura contemplazione. Deve ancora maturare dentro di sé questa capacità duplice di vivere insieme azione e contemplazione. Fate ora attenzione, leggo metà di pagina 269, ho saltato un'altra parte, ma fate ora attenzione a quel che è il circolo dell'eternità. Qui fa una specie di digressione un po' più filosofica, si stacca dall'episodio specifico del Vangelo e dice l'anima ha tre strade verso Dio. La prima è questa, con attività molteplice, con amore ardente,
cercare Dio in tutte le creature.